Ciao amici e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marianna e dovrei dire ogni settimana vi racconto la storia di persone scomparse. Però purtroppo nell'ultimo mese non è stato così. Sono stata totalmente assente perché ho avuto un po' di problemini. Innanzitutto ci tenevo a ringraziare tutti voi perché in questo mese mi avete mandato tanti, tantissimi messaggi sia su YouTube tramite i commenti che su Instagram per chiedermi come stavo, se era successo qualcosa, quando sarei tornata a fare video su YouTube e devo dire che la cosa mi ha fatto davvero tanto, tanto piacere. Il motivo di questa mia inaspettata assenza, perché è stata inaspettata anche per me, perché pensavo di stare bene, però in realtà poi non è stato così. Il motivo è questo, ora mi faccio vedere. Ebbene sì, amici, sono incinta e sono felicissima. Ovviamente non è una cosa inaspettata perché penso che nel 2023 di inaspettato su queste cose ci sia ben poco, però diciamo che non mi aspettavo di stare così male. Durante la prima gravidanza, perché io ho già una bambina di 5 anni, sono stata sempre molto bene. Non ho mai avuto nessun tipo di fastidio, nessun tipo di problema. Invece questa volta è totalmente diverso. Purtroppo vengo da, diciamo, un'esperienza, lo scorso anno non bellissima perché purtroppo ho perso un bambino durante le prime settimane di gravidanza e questa volta era iniziata anche non benissimo perché ho avuto un po' di problemi. Perciò questa volta il medico ha deciso di mettermi a completo ed assoluto riposo, cioè io potevo alzarmi solo per andare al bagno e basta. E dopo pochissimo a questo si è aggiunto anche la nausea ed il vomito molto violenti, nel senso che erano davvero invalidanti come sintomi, non riuscivo a mangiare niente, non riuscivo a bere niente, qualsiasi cosa dovevo correre in bagno. Difatti, i primi mesi ho perso 3 kg. Adesso sembra andare un pochino meglio, però il motivo per cui non riuscivo proprio a fare video è che non riuscivo a stare proprio seduta davanti alla telecamera a parlare perché mi sentivo male, fra l'altro non potevo perché dovevo stare a letto. Però insomma, adesso sembra andare un pochettino meglio. In famiglia siamo tutti felicissimi, non vediamo l'ora. Questo nuovo anno dovrebbe portarmi questa grandissima gioia e spero insomma che procederà tutto per il meglio, ecco. Però ecco, ci tenevo a dirvi questa cosa perché questo è stato il motivo della mia assenza. Non potevo, non riuscivo proprio a girare dei video. Adesso spero piano piano di riprendere. Ci sono ovviamente i giorni in cui sto meglio e i giorni in cui sto peggio, però cercherò di sfruttare al meglio le giornate, sì, ecco. Anche perché YouTube è una mia passione, mi piace tantissimo raccontarvi questo tipo di storie. Ho aperto questo canale incentrato esclusivamente ai casi di persone scomparse perché ne sono proprio appassionata, quindi è una cosa a cui tengo. Perciò grazie a tutti voi che mi avete aspettata. Nel frattempo, visto che siamo arrivati quasi a 3.000 iscritti e sono davvero contentissima. Perciò ora bando alle ciance e iniziamo con il video di oggi. Come sempre vi ricordo, se questo genere di video possono interessarvi, allora non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere gli ultimi aggiornamenti ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Prima di iniziare con il video di oggi, però, volevo darvi un piccolo aggiornamento in merito ad una storia che vi ho raccontato qualche tempo fa, ovvero alla storia della scomparsa di Madison Scott. Se vi siete persi il video, vi lascio, non ricordo mai se qui o qui il link per,
per andare a vederlo, perché negli ultimi mesi c'è stato un aggiornamento, ovvero il caso è stato, non direi risolto, perché ancora non c'è una vera e propria soluzione, cioè non c'è una risposta a quello che è successo, però la persona in questione è stata ritrovata, o per meglio dire i suoi resti sono stati ritrovati. Il 29 maggio del 2023 la polizia canadese ha dichiarato che i resti di Madison Scott sono stati identificati dopo essere stati ritrovati all'inizio del mese di maggio in una proprietà rurale sul lato est di Vanderhoof. Gli investigatori hanno immediatamente eseguito un mandato di perquisizione presso la proprietà sul lato est appunto di Vanderhoof, però ancora non abbiamo gli esiti di questa perquisizione. Ad oggi infatti non sono state ancora rese pubbliche ulteriori informazioni e nessuna accusa è stata ancora formulata nel caso. Sappiamo appunto solo che sono stati ritrovati i resti di questa ragazza. Ovviamente se nel corso delle settimane ci saranno ulteriori aggiornamenti, provvederò a farveli nei video appunto che pubblicherò su YouTube. Mi devo togliere questo braccialetto perché il tintinnio che fa mi dà fastidio quando giro il video. Ecco. Ok. Oggi amici invece vi racconto la storia della scomparsa di un'altra ragazza, un'adolescente di 15 anni di nome Rebecca Reusch. Rebecca Reusch nasce il 21 settembre del 2003 nel quartiere berlinese di Neukölln. Spero di averlo pronunciato bene, ma non conosco il tedesco, quindi scusate la pronuncia eventualmente. Comunque, uno dei centri urbani più densamente popolati della Germania, infatti conta circa 329.000 abitanti e si trova appunto a sud di Berlino. Per la prima volta infatti sul mio canale ci troviamo in Germania. E Rebecca Reusch è una ragazzina di 15 anni, una tipica teenager della sua età, che viene descritta dagli amici e dalla famiglia come una ragazza intelligente, molto gentile. Aveva diversi amici, ma era anche molto timida. Non esprimeva facilmente le sue emozioni e non era molto estroversa, però era molto legata alla sua famiglia, in particolare alle sue due sorelle maggiori di nome Jessica e Vivian, con cui aveva un ottimo rapporto. La sera del 17 febbraio del 2019 è una domenica e Rebecca si sta preparando per andare a dormire. Aveva trascorso la giornata a casa di sua sorella Jessica, che all'epoca aveva circa 27 anni, e come capitava alcune volte aveva poi deciso di restare a dormire da lei. Jessica, sua sorella, era già sposata ed aveva una bambina di 2 anni e Rebecca amava trascorrere del tempo con sua nipote, ecco perché le capitava spesso di trascorrere lì il weekend, mentre il marito di Jessica, un uomo di nome Florian, in quel momento era fuori casa perché stava partecipando ad una cena aziendale. Ora vi anticipo già che purtroppo in questo video potrò inserirvi pochissime foto o immagini reali, perché la polizia tedesca è molto restia a divulgare questo tipo di documenti, diciamo pubblicamente, ecco. Quindi online si trova davvero poco, però quello che riesco a trovare ovviamente ve lo inserirò all'interno del video. Rebecca comunque trascorre quindi lì la notte a dormire sul divano nel soggiorno e il giorno dopo, che quindi era un lunedì, si sarebbe dovuta alzare presto per recarsi a scuola, mentre sua sorella Jessica dormiva nella sua camera da letto al piano di sopra. Il marito di Jessica invece, Florian, quella notte rientra a casa molto tardi, intorno alle 5:45 del mattino. Quindi più che una cena aziendale io direi che era proprio un festino aziendale. La mattina del 18 febbraio del 2019 Jessica si sveglia ed esce di casa molto presto, intorno alle 7 del mattino, per accompagnare sua figlia all'asilo e poi recarsi al lavoro. Va molto di fretta, quindi non si preoccupa di controllare la sorella. Rebecca in ogni caso, da quello che sappiamo, si sveglia poco dopo che Jessica è andata via e si prepara per andare a scuola. Ed indossa una felpa di una delle sue band preferite, quella della BTS, una giacca di pelo rosa, dei jeans strappati e un paio di scarpe da ginnastica Vans nere. Questo lo sappiamo con precisione perché poco dopo invia una foto vestita in questo modo ad una sua amica tramite Snapchat.
Purtroppo non conosciamo l'orario preciso, però sappiamo che sicuramente è stata inviata tra le 7 e le 7:46 di quella mattina e fra poco vi spiego il perché. Non conosciamo l'orario preciso in cui è stata inviata questa foto perché purtroppo Snapchat, ora io non lo uso, ma sono sicura che chi di voi lo utilizza potrà confermarmelo. In pratica, da quello che ho capito, Snapchat cancella automaticamente le foto una volta che sono state ricevute ed aperte, quindi non ci è dato sapere a che ora precisamente è stata inviata questa foto. Sappiamo comunque che è stata inviata tra le 7 e le 7:46 del mattino perché l'ultima volta che il cellulare di Rebecca si collega al wifi di casa della sorella, quindi al router di casa della sorella, è proprio intorno alle 7:46 del mattino. Alle 7:15 la madre di Rebecca, una donna di nome Brigitte, cerca di mettersi in contatto con la figlia, però non risponde nessuno e la chiamata viene deviata alla segreteria telefonica. Decide quindi di contattare la figlia più grande, quindi Jessica, che però le risponde che quella mattina era uscita molto presto, però di non preoccuparsi perché avrebbe telefonato a suo marito per avere notizie. Poco dopo le 7:15, quindi Jessica contatta suo marito Florian, che però le dice che in quel momento Rebecca non si trovava in soggiorno e che quindi probabilmente era già uscita. Ora, da quello che sappiamo, dalla testimonianza appunto di Florian, l'uomo non controlla il resto della casa, ma controlla solo in soggiorno e subito dopo se ne torna a dormire perché, in base alla sua testimonianza, era molto stanco appunto perché era appena rientrato da questa festa aziendale. In realtà, da quello che sappiamo, alle 7:15 Rebecca doveva essere ancora in casa perché il suo cellulare resta collegato al wifi di casa della sorella fino alle 7:46. Perciò nel momento in cui Florian controlla nel soggiorno, in realtà Rebecca ancora doveva essere in casa da qualche parte. Intorno alle 8:25 Brigitte, la madre di Rebecca, fa un altro tentativo di mettersi in contatto con la figlia, anche perché a quell'ora Rebecca doveva essere arrivata a scuola, però nuovamente la chiamata rimane senza risposta, anzi, se non erro, il telefono risulta addirittura staccato. Per cui la madre inizia un po' a preoccuparsi. La madre decide quindi di mettersi in contatto personalmente con Florian, che però non risponde al telefono, anzi rifiuta la chiamata, però poi la ricontatterà successivamente. Quando finalmente i due riescono a parlarsi, Florian dice alla madre di Rebecca che stava dormendo perché appunto aveva fatto molto tardi la sera prima. Questa volta controlla il resto della casa, ma di Rebecca appunto non c'era nessuna traccia e quindi dice alla madre, a sua suocera appunto, che probabilmente Rebecca era già uscita di casa da un po' di tempo. A questo punto sono circa le 9 del mattino e la madre di Rebecca decide di inviare un messaggio su WhatsApp alla figlia che però viene recapitato, però non verrà mai letto. Ora, a proposito di questo, online ci sono un po' di informazioni confuse, nel senso che alcuni articoli riportano che il messaggio è stato consegnato, quindi le due spunte grigie, il che significa che comunque il cellulare era collegato ad una linea dati, mentre altri articoli non specificano se effettivamente è stato consegnato oppure no. Sappiamo comunque con certezza che il messaggio non verrà mai letto, infatti non compariranno mai le due spunte blu. Le ore passano, però di Rebecca non c'era nessuna traccia, quindi quando la ragazza non è tornata a casa dopo la scuola, la madre entra totalmente nel panico e decide di contattare la polizia per denunciarne la scomparsa. Contattano a questo punto anche la scuola che frequentava Rebecca, quindi la Walter Gropius School, che però comunica loro che in realtà quel giorno Rebecca risultava assente e che non si era proprio presentata a scuola. Quindi vi lascio solo immaginare lo stato d'animo della madre in quel momento. La polizia tedesca inizia quindi immediatamente a cercare Rebecca anche perché era appunto minorenne, aveva solo 15 anni, quindi è un caso trattato con estrema urgenza da parte delle forze dell'ordine. Addirittura questo caso viene descritto come uno dei casi più sconcertanti di persone scomparse della Germania. Quello stesso giorno viene anche perquisita la casa di entrambi i genitori di Rebecca e anche la casa di sua sorella Jessica,
e viene anche controllato il percorso che la ragazza avrebbe dovuto appunto percorrere per recarsi a scuola, però non viene ritrovata alcuna traccia. La polizia a questo punto decide di chiedere aiuto alle persone, quindi ai cittadini, ed il 21 febbraio iniziano a distribuire volantini con le foto di Rebecca, le sue caratteristiche fisiche e l'ultima volta che era stata vista. Solo che inizialmente sorge un problema, perché la foto segnaletica di Rebecca pubblicata dalle autorità nei primi giorni dopo la scomparsa non assomigliava per niente alla ragazza, perché le foto erano state prese dal suo Instagram, dove la ragazza aveva pubblicato alcune foto utilizzando diversi filtri che praticamente le cambiavano i connotati. Dopo che anche la famiglia si rende conto di questa cosa, insieme agli inquirenti decidono quindi di utilizzare alcune foto di famiglia fornite appunto dai parenti, chiedendo alla comunità di tenere gli occhi bene aperti e chiunque avesse visto o notato qualcosa di sospetto oppure qualcuno somigliante appunto a Rebecca Reusch di contattare immediatamente la polizia. L'altra sorella di Rebecca, intanto quella di nome Vivian, organizza una squadra di ricerca che perlustra le varie aree della città. Anche la polizia si impegna molto nelle ricerche, come vi ho detto prima, perquisisce la casa della sorella, le aree intorno all'abitazione, i parchi vicini, mentre un elicottero scansiona l'area dall'alto. Da quello che sappiamo, comunque, Rebecca quella mattina era andata via portando con sé un po' di cose, come appunto gli indumenti che indossava, che comprendevano anche uno zaino di colore rosso, che era lo zaino che di solito utilizzava per andare a scuola, una coperta o un telo, insomma, di pile di colore viola, fucsia, una cosa del genere, il suo cellulare e una macchina fotografica Polaroid. 10 giorni dopo la scomparsa di Rebecca, quindi il 28 febbraio del 2019, però improvvisamente c'è una svolta sul caso, ovvero viene effettuato un arresto. Florian, il cognato di Rebecca, quindi il marito della sorella Jessica, viene infatti preso in custodia. Se ricordate, effettivamente Florian era l'unica persona presente in casa con lei quella mattina, quindi la mattina della scomparsa, che però, in base alle sue dichiarazioni, presumibilmente dormiva. L'uomo dichiara alle autorità che quella mattina, non appena tornato a casa, era andato subito a dormire. Però, da un controllo effettuato dagli inquirenti, risultava che in realtà il suo cellulare era stato collegato al wifi di casa per un tempo abbastanza lungo dopo essere tornato a casa. E dalle attività risultava che aveva inviato insomma dei messaggi su WhatsApp, quindi non era proprio andato subito a dormire. La polizia a questo punto fa una rivelazione scioccante perché dichiara di non stare indagando sul caso di una persona scomparsa, ma di considerare il caso come un caso di omicidio. L'uomo viene arrestato perché un testimone dichiara di aver visto la mattina del 18 febbraio una Renault Twingo di colore rosso lampone, come quella di proprietà di Florian e di sua moglie, in una zona boscosa nei pressi di Kummersdorf, sull'autostrada 12. La testimonianza di quest'uomo era stata poi confermata da alcuni motociclisti che avevano testimoniato di aver visto, sempre la mattina del 18 febbraio, intorno a mezzogiorno, un uomo a bordo di una Renault Twingo di colore rosso lampone, appunto, viaggiare su, quel tratto di strada. Ed effettivamente, da un controllo effettuato successivamente dagli inquirenti, emerge che anche i sistemi di riconoscimento targhe delle autostrade in Germania avevano catturato l'auto di Florian, quindi riconosciuta proprio tramite la targa, essere appunto l'auto di Florian, intorno alle 10:47 del mattino del 18 febbraio, che viaggiava sull'autostrada 12 in direzione della Polonia. Ed avevano catturato la sua auto sia la mattina del 18 febbraio, quindi la mattina della scomparsa di Rebecca, che la sera successiva, quindi la sera del 19 febbraio, intorno alle 22, che faceva che percorreva praticamente lo stesso tratto di strada, sempre in direzione della Polonia. Inizialmente però Florian non aveva menzionato questi viaggi agli inquirenti durante gli interrogatori,
Però purtroppo, nonostante il fatto che la sua auto era stata catturata mentre percorreva appunto quel tratto di strada, non emergono ulteriori prove schiaccianti nei suoi confronti. Pertanto il giudice ordina la scarcerazione, mentre l'auto viene confiscata in attesa di ulteriori indagini forensi. Ora, la cosa curiosa a questo punto è che le persone, quindi l'opinione pubblica, si aspettavano un certo tipo di reazione da parte dei genitori di Rebecca, che però si comportano inaspettatamente nella maniera totalmente opposta. Ovvero la famiglia, quindi i genitori e le sorelle di Rebecca, si schierano sin da subito in difesa di Florian, dichiarando che l'uomo non avrebbe in alcun modo mai fatto alcun male a nessun componente della loro famiglia e che la polizia stava sprecando tutte le risorse e le energie nel tentativo di trovare prove che potessero incastrarlo. Senza guardare in altre direzioni oppure senza seguire altre piste. Il padre di Rebecca sconvolge un po' tutti quando durante un'intervista dichiara: Florian non c'entra assolutamente nulla con la scomparsa di nostra figlia. Purtroppo il motivo dei suoi viaggi è legato ad altre circostanze di cui non mi è concesso parlare. Pochi giorni dopo, comunque, Florian viene nuovamente arrestato perché emergono nuove prove. Vengono infatti ritrovati all'interno della sua auto alcune ciocche di capelli di Rebecca. Ora, anche in questo caso, i giornali, un po' si contraddicono, nel senso che su alcuni giornali c'è scritto che erano proprio ciocche di capelli di Rebecca, mentre su altri si presume che fossero ciocche di capelli di Rebecca. E vengono anche trovate delle fibre di un tessuto viola fucsia. Ora, se vi ricordate, Rebecca era scomparsa proprio portando con sé una coperta di quel colore. Anche in questo caso, però, i familiari di Rebecca si schierano in difesa di Florian, dicendo che era normale che trovassero quelle tracce all'interno dell'auto perché Rebecca era stata molte volte sull'auto insieme alla sorella o al cognato, per cui non era assolutamente strano. A questo punto però gli inquirenti iniziano a credere fermamente che Rebecca non sia mai uscita viva da casa di sua sorella. Decidono pertanto di perlustrare la foresta intorno a tutta l'area che la macchina aveva percorso in base alle testimonianze, con l'aiuto di una squadra specializzata nelle ricerche, cani molecolari ed elicotteri che sorvolavano l'aria dall'alto, ma non sono state trovate tracce rilevanti. Anche le aree circostanti e i laghi nelle vicinanze dell'autostrada 12 sono stati perlustrati dai sommozzatori intensamente, anche con l'aiuto di specifici radar, da marzo ad aprile 2019, ma anche in questo caso non è stato possibile trovare ulteriori tracce di dove potesse trovarsi Rebecca. Il 13 aprile del 2019 si interrompono quindi ufficialmente le ricerche. Ad un certo punto, però, pare che Florian, messo alle strette, confessa finalmente il vero motivo di questi suoi viaggi successivi alla scomparsa di Rebecca e pare che non ne avesse parlato prima con le autorità perché si trattava di alcuni viaggi legati ad un affare di droga e che quindi aveva paura delle conseguenze. Ma che tutto ciò non aveva assolutamente niente a che fare con la scomparsa di Rebecca. Purtroppo non ho trovato ulteriori informazioni in merito perché le autorità non hanno rilasciato ulteriori informazioni in merito a questo presunto affare di droga, perciò quello che posso dirvi è solo questo. Nonostante infatti i numerosi interrogatori e nonostante le ricerche, non vengono però fuori ulteriori prove, perciò Florian viene ufficialmente rilasciato. Con il tempo, comunque, la polizia si è concentrata su un altro sospetto, un ragazzo di nome Max che pare Rebecca avesse conosciuto online. Si è infatti ipotizzato che Rebecca potesse aver incontrato di nascosto questo ragazzo la notte della scomparsa o il mattino presto. Però in realtà poi in seguito ad alcune indagini si è scoperto che questo ragazzo non era neanche di Berlino, aveva un alibi, se non ho capito male non era proprio neanche della Germania, quindi anche lui viene escluso dalla lista dei sospettati.
Un vicino di casa di Jessica ha però testimoniato di aver visto la mattina del 18 febbraio del 2019 Rebecca per strada e di essere rimasto stranito del fatto che portasse appunto con sé una coperta viola e di aver pensato che forse la ragazza doveva fare un picnic o qualcosa del genere. E di aver notato però che Rebecca aveva una faccia particolarmente cupa, pensierosa e triste. Però ovviamente questa rimane solo una testimonianza che non può essere verificata in alcun modo. Altri testimoni nelle vicinanze hanno poi dichiarato di aver visto Rebecca la mattina del 18 febbraio ad una fermata dell'autobus. Gli inquirenti hanno quindi deciso di controllare le videocamere di sorveglianza della zona, però purtroppo non sono riusciti a confermare queste dichiarazioni. Sappiate che comunque dalla scomparsa di Rebecca ad oggi la polizia ha ricevuto più di 3.000 segnalazioni di possibili avvistamenti della ragazza, però nessuna di queste è stata mai effettivamente confermata. Ad oggi, comunque a distanza di 3 anni da questo avvenimento, Rebecca Reusch risulta ancora scomparsa e non ci sono aggiornamenti in merito. Sappiamo comunque che la polizia sta continuando ad indagare e sta continuando ad indagare anche su Florian, quindi il cognato di Rebecca, che risulta ancora come un possibile sospettato. Queste sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi. Come sempre, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi di questa storia. Se pensate anche voi che Florian possa essere coinvolto in qualche modo nella scomparsa, di Rebecca oppure no. Se il video vi è piaciuto, io vi chiedo di lasciarmi un like per supportarmi e soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Se volete, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Marianna-Molinaro, oppure su TikTok mi trovate come Svaniti nel nulla. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!